Ciao a tutti, bentornati a The Mortuary Assistant. Insieme a me, come nel primo episodio, ci sono Devil Len. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Allora, vogliamo fare un piccolo recapino. Dev, dice, dice, fallo tu un recapino. E niente, praticamente siamo in questo simulatore di imbassamazione, Sì? Simulatore? diciamo, Sì? dove c'è questa ragazza che deve affrontare, anzi ha affrontato già il suo primo giorno e ha già imbalsamato una anziana nonnina. Ok, Era così. Ah, Dominic, Dominic, questo me lo ti ricordi pure il ricordo. nome? Ovvio, io ho una memoria di ferro. Pare vero. Allora, abbiamo già letto la scorsa volta questo libro di Noodles, adesso Len ci legge questo. Ok, imbalsamazione, un libro sulla Interessante. storia della conservazione dei corpi come metodo Ovvio. per rapportarsi con la morte. Bellissimo. Un Ognuno ha i suoi bestseller. metodi. Esatto. Oh, sono le chiavi del tuo appartamento, della macchina e della porta d'ingresso di Ma Riverfields. che bello, tutto in un mazzo. Invece io ho tre chiavi distinte e separate, capito? Ecco. Ma non però le chiavi di Riverfields, ovviamente quelle non ce l'ho io, eh. No, 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 e assolutamente meno no. male. Ecco. Vabbè, abbiamo spippolato, non c'è niente di che. In questo Ma frigorifero non c'è c'è neanche una birra. qualcosa di Halloween qui in giro, guardi, guardi. C'è qualche zucca? No, non c'è. Però c'è No. stato un aggiornamento, ma forse credo che riguardi. Neanche nel frigo, una vellutata alla zucca. No, La no, zucca. credo che siano che gli addobbi siano tutti a Riverfields. Sì, sì, Allora sì, sì. andiamo, andiamo. Io lascio il frigorifero aperto, tanto paga la signorina la luce, quindi a noi che ce ne frega. Avverto chi sta guardando l'episodio in questo momento, che è un sacco di tempo che non registriamo, e quindi io mi sono dimenticata già tutto. Cosa siamo Comandi. qui a fare? Ah no, i comandi non possiamo suggerirli. Comunque non è che è Ha buio, che è più. lasciato la macchina Ma aperta, ma sì, io tanto non paga so. lei. Ma si sa che Hai qui i sentito? ladri. Oh, Avete è ridotto la sentito? storia. No. Non avete sentito? No, vabbè, dovete sentire, ma siete sordi. Aspettate un attimo. Campanello. Un attimo che devo alzare perché ho abbassato. Poi abbasso perché il coccolone è vero. Non lo so se lo rifà, eh. Occhio, eh. Avete La sentito? risatina. La risatina. Sembra un po' alla Babbo Natale, ma in realtà è per Halloween. Oddio. Vabbè, ci sta. Allora, io ho letto le note. In pratica, nell'aggiornamento che c'è stato per Halloween, c'è una presenza in più rispetto a quello Ah. che già c'è. Quindi sono molto contenta di questa cosa. Ma che Sussulto. è? Che cazzarola dei sussulti? Allora, ci sono Ma chi ha dei cavi. sussultato? Telefono. Già squilla? Diga. Ma la team. Diga. Ah, Mr. Rebecca. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. Ah, si vede, What? infatti. Ma Very sudden, non but it's abbiamo già something. fatto sto We have to pezzo. start È right lui? away. No, no. I'm Sì, è sorry. lui. I didn't know until it made itself known this morning. I was Grazie, grazie here, di niente. let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine, so we stay. Embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Oh, damn it, what the fuck? This is insane. What the fuck? Veramente, c'hai ragione, What the fuck? This is so stupid. It's just some hazing for the new girl or something. Nonnismo. Just play along and
do your job. Ma dove cazzo la si mette solo? E questo prima ci chiude dentro, ci dice che c'è una presenza e poi dice ma stai tranquilla, va tutto bene. Ma infatti, ma è un omino del pongo. O no? È un omino del pongo. Ah sì, può essere. Ma questa cosa dove si mette secondo voi? Di fiammiferi, ne rimane solo uno, va bene. Vabbè, me lo piglio perché è meglio a me, è vero. Ma dove lo devo mettere questo coso che non... Prova a metterlo nel... Carità. Lì dove... Ma non so, cos'ha in mano? Che cos'è? Ma sembra una scheda. Com'era l'inventario? Aspetta. Tab. Ecco. Ah, tab. Okay. No, non c'ho niente. Neanche le chiavi, quindi... Forse devi prendere quello che è sulla scrivania, perché aveva detto che ti ha lasciato qualcosa sulla scrivania. Ah sì, quello lì, vedi, il foglio. Eh no, non lo posso prendere. No. Ah, ecco questo. Rebecca, registratore, chiavi, registratore, indietro. Forse il registratore. Vogliamo vedere? E dov'è? È scomparso tutto. Ah, ecco. Lì, vedi che... Ah, ma forse il registratore serve per registrare, non per ascoltare. Ah, esatto. C'è la presenza. D'altronde. Il nome dice tutto. Infatti. Ma quindi una chiave. Ah, ecco, allora se lo apro con la scatola di fiammiferi la porta con un fiammifero forse. Ma sì, diamo fuoco a tutto. Taradan. Domani mollo, cazzo. Come si fa a fare una cosa del genere? Non saprei, c'è il gargoyle? No. Ma nevica qua dentro. Però ci sono le sfere di luce, lei dovrebbe saperlo. È vero. Risponda. With this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. Allora, secondo me sta... Allora, questa dovrebbe essere la cassetta, no? Quindi devi bruciare il corpo giusto. Allora, una piccola cassetta con l'etichetta sistema per turno di notte. Che dobbiamo... Nel cassetto. Ma una fetta di culo, no? Infatti, mamma mia. Come ci si accuccia? Qui non piglia niente. Magari questo non lo piglia. Va a parlare. Ah, ecco, un'altra cassetta. Una piccola. Vabbè, sempre male. Però queste tre. Possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it, just scribble. Look carefully,
notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long. Ma qualcuno prende il libro. Qualcuno, libro spiritico. Qualcuno mette il libro. Così ci scrivi sopra. Ma voi vi ricorderete tutte queste cose? Ma chi si ricorda niente? Io già ho dimenticato tutto. Vada, Len. Andiamo così a caso. Ma sì. Il libro di Tifone, Conversioni. Tifone cammina tra questi i suoi demoni, E così parlò. Non capisco. Ok. Tifone camminò tra i suoi discepoli e così parlò. Colui che non accoglie veramente il Signore nel suo cuore sarà giudicato per i suoi peccati e destinato a servire i veri fedeli, poiché tutti un giorno cammineranno all'inferno. Ripudiate Dio come Lui ha ripudiato voi, accogliete Lucifero nel vostro cuore e dilettatevi di fronte al suo glorioso peccato eterno, poiché ogni essere è dannato. Dio non offre alcuna speranza, ogni anima è condannata alle case dell'inferno irrimediabilmente perduta, siete stati abbandonati. E al suo passaggio Oneran considerò Tifone con disgusto e disse: non distoglierò il mio sguardo da Dio, Satana non ha alcun potere sulla creazione divina. E Tifone si volse verso Oneran e disse: continua dunque a pregare, cadi in ginocchio e invoca il nome di Dio. Forse oggi discenderà dall'alto dei cieli per sciogliere ogni dubbio. Prega verso il nullo e il nulla e contempla la verità. Io prenderò la cenere dell'umanità dalla creazione del tuo Dio e farò sì che bruci eternamente nel fuoco del peccato. C'è altro. Ancora. Andiamo a 11, 12 e 13. Allora, Tifone, carico dei resti carbonizzati di Derob, camminò tra i suoi discepoli e sparse le ceneri sulle loro carni. Incendiò i giunchi nelle sue mani e disse a Oneran: ora ammira come tutti saranno marchiati dalla gloria di Satana. E Oneran vide un lampo di luce sprigionarsi dalla pelle di ogni discepolo al passaggio di Tifone e quel lampo lasciare spazio a un marchio impresso in profondità nella loro carne. Uno dei tre è rappresentazione delle case dell'inferno, poiché tutti sono destinati a servire un fine più alto. E Tifone allungò le ceneri di Derod verso le mani di Oneran e disse: accetta il marchio della carne dimenticata sulla tua, infiamma il suo peccato e accetta il vero Dio. Ok. Ma quindi dobbiamo cercare dei marchi che indichino la presenza del demone. Del demone. Del demone. Esatto. E questa... Ma aspetta, aveva detto che c'era qualcosa in quell'armadietto, che la cosa più importante era dentro l'armadietto. No, l'altro, quello dietro la scrivania. Ah, dietro la scrivania? Sì, quell'armadietto lì... No. Quello... Ah, questo? Non c'ho la chiave. Aspetta. Ah, la vecchia chiave, E dove sta? Ah, aspetta, no. Così, vecchia chiave. Tutta la roba. Beh, c'è la cassetta però da ascoltare. 2, ecco, questa è la 2. It must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Vabbè. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark.
The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Ma chi se ricorda? Mi scusi. No, no, adesso dobbiamo provare assolutamente. Ho capito, ma... corpo. Andiamo. Questi sono i foglietti che bisogna portarci in mano andando in giro. Vai, Len. Sì, Len. Striscia rivelatrice, un frammento speciale delle sacre scritture con la capacità di rivelare i segni demoniaci. Quando un marchio demoniaco è vicino, il foglio comincia a fumare e poi si incendia, trasportando così il marchio nel mondo materiale rendendolo visibile. Ah, te capì. No. Usa la striscia rivelatrice, ma io anche no. Sì, probabilmente quando vediamo dei marchi strani e dobbiamo accendere sto coso e vedere se è uno dei marchi che bisogna aggiungere su quella tavoletta, immagino. Vabbè, quindi io accendo sta striscia, vediamo che succede. Subito! No, vabbè. Ma dove? Che non la vedi? Sta fumando. No, ma dico, ma dov'è sto marchio? Io non lo vedo. Oddio, ha preso fuoco. Wow. Ha preso... Dove cazzo è sto marchio? Sulla tazza avevo visto qualcosa, ma non credo che sia quello. Sulla tazza? Tazza nera. È un marchio! È un marchio, è quello, è giusto. Zoom. Okay. Vedi, pure l'achievement abbiamo sbloccato. Ah, ecco. Urca. Beh, prova a metterlo via adesso. No, aspetta, dobbiamo trovare più. Il marchio. Dice che sta nei pressi. No? Dove qua. Brucia? Dove si incendiava? Guardate, qua. No, sei già troppo lontana. Ma dove sta sto cerchio? Ho sentito rumori brutti, te lo Vabbè, dico. Vabbè, che può succedere? Era un'entità. Ma è non calma. È che cosa ti è successo? Niente, mi sono sparaflesciata. Ah, è quello, forse è quello. Ecco perché ti è partito. Ecco. Si segni il marchio. E come lo segno, scusa? Aspetta, me lo segno io che c'ho tutto il quadernino qua. Aspetta. È un trapano, che cos'è? Che cos'è? Aspetti, Ma no, è la classica spunta. È la classica spunta che si mette quando, no? È vero, sembra. A me pare una L. Esatto, una L che sembra un po' la B della spunta. A seconda di come la giri. Mm-hmm. E vai a vedere. Scusa se ti rompo le scatole. Vai a vedere un attimo l'armadietto. L'armadietto, se ok. Se c'è questo simbolo lì sulla tavoletta. Ma più di così non posso... Non ti fa avvicinare? Ok, no, niente, allora si vede. Però è possibile che non c'è uno zoom? Aspetta, no, questo non è... Boh. Sì, mi sembra di vederlo. L'ultimo? Questo? L'ultimo? Quello o anche l'ultimo? No, l'ultimo forse è più una Z. Forse questo? Ah, ecco. Ecco il terzo, sì, hai ragione. È il terzo, questo, vedi? Sì. E chi è questo? Okay. Prendi il marchio, ecco mobio. Ma no, tanto prima devi prendere il corpo e poi dobbiamo trovare gli altri tre. Ah, quindi indietro, vabbè, niente. Quello è uno. Allora, andiamoci a prendere un corpo, lo devo mettere qui, no? Quindi mi devo prendere il carrellino. Dovrà anche essere quello giusto, il corpo. Non è uno a caso. Vabbè, noi tentiamo. Oh mamma. Criminal building. Lock me in here. Scare the shit out of me. Sì. Aprite qua. Un lavoro bellissimo, però. No, in effetti. Allora, vai. Prendi barella, metti barella, poi per mettere sta barella. Parcheggi bene. Allora, io comincerei. Usa barella. La parola. Va, che roba, va, che manovre. Prima doveva aprire, però. Aspetta. Cioè, prima. Ah, qua non c'è nessuno. Giusto. Niscia, andrei con Niscia. Mi ispira. Ma se non è lei? Vabbè, se non è lei, da qualche parte dobbiamo cominciare, no? Chi c'è qua? A caso. Kelvin. Augustus.
Metti che il demone l'ultima? Augustus e qui non c'è Non c'è niente. nessuno. Anche, cominciamo dall'ultima, allora dai, sono tre. Dai. Augustus. Oh. E dai. Ci stiamo? Ci stiamo. Mi scusi, Nisha? No, questa qua deve stare di lato la barella. Non ah, no, no, forse è giusto. Boh, non mi ricordo. Voilà, te Ecco vince, fatto. Nisha? È stato un attimo, eh. Ma Guardala qua. simile, molto simile a Dominic. Sì. Guardatela qua. La sportiveggianza di Nisha. E la sua È la soprattutto, mia. guarda come muove la barella. Non si preoccupi, Nisha. Mi dispiace sballottarla così dopo una vita di Ha preso la sacrifici. patente da poco. Ma sì, purtroppo non è molto semplice girare queste barelle, eh. Può chiudere gli occhi per cortesia? La Teis. Allora, cerchiamo. Quante Chiamo. sfere di luce? Sta qua il fantasma, cioè, posso dire. Allora, io ho messo anche i suggerimenti, ma vedo che non me li dai i suggerimenti. Dunque, E come c'è la funziona? lente, non so se la vedete voi, forse Sì, no. sì. Ah, però Ma non non mi devi dice. prima prendere la cartella di Ah, questa giusto, signora? brava. E dove sta? Eccola, Credo sia tutto lì. Forse devi accendere prima il computer. eccola. Ah, ok. Una cartella per conservare i moduli e tenere traccia delle mansioni funebri. Ecco, allora. Sì, dunque, cartella. Allora, adesso possiamo andare a A guardare, esatto. guardare. I Adesso segni comincio. identificativi. Allora, signora, il naso? Ruoto? Le ruoto? Ah no, ruoto lei. Allora, qui c'è qualcosa, attenzione. L'abbiamo segnato. Qui Un'abrasione. c'è un'abrasione. Qui ci sono dei glitter. Molto Dove? evidente. Qua, vedi? Qua. Ah, già è vero, sulla spina dorsale. Poi, qui? Sarà No. glitterata la signora. Indietro, mi scusi, vengo dall'altra parte, vediamo un po' se ha qualcosa qui. Puzzola Ok. infasciatissima, mi sembra se si C'è qualcuno? Ho No, Nisha. capito, Nisha, però non si fa così, eh. Come te ne vai? Mo Adesso spieghi? se ne è accorta che vuole un lavoro nuovo. Ma lei non deambuli in giro, che è pericoloso. Fuggiamo. Bah, fuggite, sciocchi. Allora, dicevamo la gamba, Nisha. Non faccia più questi, eh? Non ha C'è niente. niente, lei non ha niente che non va. A parte A parte che è morta, sì. il fatto I'm che, honest. I'm fatti. getting back to work. Oh, I am afraid of no ghost. Ma ha What? salvato Afraid a of no casa. ghost. What? È una frase, credo, della canzone Ghostbuster. Ah, figo. Sui Afraid of piedi, no ghost. Nisha. Ah, lei ha qualcosa Ah, lì, dall'altra vedi, vedi. parte. Eh Dall'altra sì. parte, Nisha. C'ha Cosa ha un graffietto, fatto? ha un graffio Sei da un demone. gatto? Un gatto? Una tigre. Segnato, segnato. Ci sono le 2, 3, sfere di 4, luci. 5, 6, 7. Sono Ci sono le 7 sfere di luce, eh? Di luci. Sfere di luci. E poi la faccia deve guardare, Non vediamo me la se fa c'è qualcosa. guardare. Ah, è un Niente. Madonna, ma cos'è? Oddio. Allora, mi scusi, Nisha. Brava, Nisha. Un neo. Ruoti. Ma è Ruoti di grosso qua. sto neo. Vabbè, ma non se l'è tolto. E Dovrebbe basta. aver finito, credo. Adesso Perfetto. devi inserire tutti i dati nel computer. Allora, sì, adesso Inserisco. inseriamo Oh. turno di notte, sistema di archiviazione. Allora, abbiamo spalla destra,
Una cippa. Prima metta il nome e l'età. Ah, nome, come si chiama? Abbiamo detto... Ni. State... Vedi? State... Vedi che si sono aperte le porte e la signora è impiccata, quella lì. Io vado e affronto il pericolo. Venga. Oh. È il demone che si manifesta, vedi? Puff. Tutto qui? Controlli la sua sanità mentale. Ormai me la so, me la so bella che giocata. Sta porta continua a chiuderla. Allora, abbiamo detto che si chiama Nisha Hughes. Esatto. Età 81. Poi abbiamo detto testa neo. Neo. Spalla sinistra adenangioma. Ah sì. Gamba sinistra, abrasione leggera. In via. Ok. È giusto. Sì. Ha stampato. Adesso devi prendere la stampa e portarla. I need to file the copy up front. Esatto, devi archiviarla. Resoconto di imbalsamazione, un pacchetto di documenti mortuari relativi alla gestione di una persona defunta, da archiviare correttamente in modo che siano disponibili in caso di richiesta. Ok. Quindi va portata sulla scrivania. De là. All'ingresso, sì. Ok. Allora. Lei sia qui, eh? Non faccia la cantina come prima. Non ci segua, per favore. Allora, sulla scrivania. Qua va messa, no? Là, sì. No, aspetta. Allora, prima faccio così. Cartella. No, il metti via. Resoconto. Oh, perfetto. Oh. Passiamo all'imbalsamazione. E i post-it non servivano per scarabocchiare? Ah, lui ci ha detto sì, di prendere sì, per prendere appunti. Si può utilizzare per monitorare lo stato di avanzamento di una possessione. Lo devi utilizzare nell'inventario, però. Oh, ma non ho capito perché le lettere con l'accento le hanno fatte minuscole. Perché si vede che è un font che non funziona bene con le lettere accentate. Allora, come si faceva l'imbalsamazione, signori, che non mi ricordo? Allora, ecco. Avete sentito? No? No. Allora, aspettate, devo alzare perché sennò voi non sentite niente. Non posso sentire solo io, eh. Adesso mi renderà un coccolone perché io ce l'ho nelle orecchie, però. Allora, c'era una che piangeva comunque. Ah, ok. Cuci mandibola e mascella usando iniettore ad ago e le spile di fissaggio. E questo ce lo ricordiamo. Allora, iniettore... Ah, iniettore ad ago. Dove stavano queste cose qua? Questo che cos'è? Dovrebbero essere... Quello di sotto. Sotto? Questo? Oh no. No, quello è una siringa. Ma questo non si prende poi. Dovrebbe essere... Doveva essere tutto sulla mensola là. No, ma non c'è. Non c'è più. Allora, l'iniettore ad ago secondo me è nell'armadietto. Prova a guardare. Questo di fronte a te. Esatto, quello lì. Questo qua? Sì, prova. Ah, sì. Allora, questa forse è una. Spille di fissaggio. Queste sono spille, esatto. E va bene. Iniettore ad ago è questo. Sotto dovrebbe... No, sotto dovrebbe essere l'iniettore ad ago o no? No, forse sopra. No. Questo qua, iniettore ad ago, perfetto. Avete sentito? Sì. Ecco, adesso ho alzato apposta, così sentite anche voi. Eccoci qua, mo com'era? Andavai su e giù. Non va. Premendo, però. Si ricordi come ha fatto? Chi se devi ricorda? Devi dare la botta. No. Clicchi e dai la ecco. Botta. Quando... Ecco, così. Giù e clicca. Mm.
Aspetta, perché io questo lo devo anche muovere, capito? Esatto, sì. Ma come si muove? Perché ma non c'è più il premuto, tutorial? Se tieni premuto e vai su e giù non fa niente? Forse perché il tutorial stava nella prima puntata. Vado su. E poi, ah, ok. Ecco, sì. Che brutto metodo. Oh. Ecco fatto, signora. Adesso. Molto tranquillo. Molto tranquillo. Adesso. Inserisci i copriocchi per tenere chiuse le palpebre, mescola il fluido per imbalsamazione della pompa. Allora, cominciamo con i copriocchi, una cosa alla volta. I copriocchi dove stanno? Attenzione al gargoyle che qui sopra prima o poi compare. Allora, i copriocchi. No, quelle sono le salviette. Sotto questa, qui c'è il tubo per la pompa. Sì, il tubo, ok. Lì vicino cos'è invece? Tubo in PVC. Vabbè, intanto possiamo mettere il tubo qua, no? Va qua il tubo? No, non penso che te lo faccia fare adesso. Dici? Perché deve essere... Devi prima aprirle. Devi prima aprirle la carotide lì. Sì, ma che uso? Qual è? Questa? La bella. Salvietta idratante. No, quella è la salvietta. Dovresti andare, penso, più a sinistra ancora. Dovrebbe esserci altra roba da aprire. What? Ma che cos'è? Una... Avete qua non c'è bussato? Niente. Sì, è imbussato. Secondo me è la finestra. Lì, in quegli armadietti lì dovrebbe essere l'altra roba. Ricostituente. Non c'è una cippa qua. Queste due cose qua non no. Si può... quelli sembrano. No, non sono quelli per gli occhi. No. Queste sono tutte cose. Formaldeide, forse qua? No. Oh maremma bucaiola. Cos'è? Ah, questo è il beige che ci ha detto che prende lui. Sì. Si può ruotare. Molto lentamente. Aspetti, un po' come 82030 è la combinazione lì sotto. Perfetto, dai, mo lo voglio subito. Sì, perché l'aveva detto. Ah, non avevo sentito. Chiave di riserva per le pompe funebri, dai. Ma non ce ne fa prendere. Com'era il codice? 82030. Aspetta che qua c'è da legge. Vai. Allora, Raymond, mi serve davvero la chiave dello scantinato esterno. Abbiamo quasi finito la soluzione detergente e hai detto che lì ne conservi un po'. So che non ti fidi a far entrare nessuno lì, ma avere una copia della chiave semplificherebbe la vita a tutti, Zoe. E la chiave l'abbiamo presa noi. Ve lo ricordate ancora il codice 820? 82030. Ok. Cosa ci sarà? Chissà cosa serve. Allora, 82... 0:30. Niente. Allora mi sa che non serve adesso. Ma come? No, non va. 82:30. Sì. Vabbè, forse servirà dopo. Forse. Allora, però si tappi per le orecchie. Li vogliamo per le orecchie. Sì. Il mio nuovo badge lavorativo. E questa siamo noi. Siamo noi praticamente. Sì. E dietro? Un attimo che mi arrivo. Niente, stavolta niente. Niente. Rebecca Raymond mi ha chiesto di occuparmi del rifornimento dei prodotti nella sala di imbalsamazione, ma è così criptico
che ho l'impressione... Ah, Rebecca, virgola, Raymond mi ha chiesto di occuparmi del rifornimento dei prodotti nella sala di imbalsamazione, ma è così criptico che ho l'impressione di ricevere istruzioni diverse ogni giorno. Mi dispiace essere abituata a un'organizzazione diversa. Mamma mia! PS, puoi chiedergli di non chiamarmi più Zoe? È solo lui a chiamarmi così. Chissà perché. Ma secondo te magari è un demone. Sanno queste bende. Grossa chiave, una vecchia chiave, non è chiaro a chi appartenga, lo so io. Magari è quello, no. No. Niente. Quello sotto non si apre. Ma dove cavolo sono sti cosi per gli occhi? Cioè, ma guarda te se uno deve perdere 6 anni per cercare la roba. Ma non è che stavano al bagno, no? Non lo so. Ma sono queste? Quelli sono gli no, ali. Questi so, ce l'ho. No, non ce l'ho. Che era questo? Vediamo. No, erano quelli per chiudere la bocca. Ah, questi, sì. Qua? Ah, va forse lì sotto. Allora, qua abbiamo il bisturi. Ecco, no, questi sono i forbici. E poi non si apre niente. Se ti abbassi non si apre il terzo? Ah, sì, ecco, forse sono questi. Cos'è? Ecco qua, copri occhi, oh, vai, dai. Non male. Miracolo. Signor, 3 ore però, io non lo so, non . È colpa sua. Che cos'è successo? Ah, no, così li sto aprendo, mi scusi. Aspetti, ma glieli hai messi? Prima mettiglieli. Infatti ho sbagliato. Mi scusi un attimo, signore. Che qui i comandi sono un po'... I can't use that here. Ho capito, ma... E allora? Più vicino, ok. Ma mo non fanno più niente. Ah, ecco. Li ho messi e mo... Guardi, vede? Right. Tranquilla. Tutto sotto... Ma ricominciamo. Ma ogni volta... Guarda il gargoyle, no. Ma avrà pagato la bolletta? Ma secondo me no. Sì, ma sto posto è anche... sta cadendo a pezzi, cioè. Mescolo il fluido per l'imbalsamazione nella pompa. Quindi e dobbiamo metterci... anche prendere il reagente. Sì. Per nel vecchio armadio. Nel vecchio armadio... Ah, ho capito. Allora, alcune cose le avevi già prese, mi sembra. No. No, no. Allora, metanolo. I can't hold anything else. Ma porca, ma allora sei cretina. Scusami. Perché c'hai due cose in mano, c'è il tubo in PVC in mano che non ti serve. Ah beh, buttamolo per terra. Sì, infatti. Come si butta per terra? Dovrebbe esserci il comando per gettare. Oh, no, aspetta, devo mettere il menu così. E... lo metto qua. Sì, giusto. Come? Non si può. Perché getta e non lo posso mettere qua? Ma lo getti. Vabbè, sì, allora. Poi lo recuperiamo dopo. Grazie. Allora, prendiamo questa. Ma ti serve già adesso il metanolo? Ok, no, i passi no, per favore. No, non so, passi, è qualcuno che bussa. Era bussa. E vai a controllare, vai. E dove? Dove vado a controllare? All'ingresso? Giri un po' intorno. Diga. Fuck you, me ne posso andare. Arrivederglielo. Arrivedergliela. Sta ceppa, non me ne vuole posso entrare. Andare. Niente. Forse perché abbiamo trovato la chiave per... Don't kill me, please. Che sciocca questa ragazza. La lascia aperto. Allora, signora, non si preoccupi, ci penso io a lei, eh. I already have one of those. Ah, ce l'ho già. Vabbè, ma allora, scusate, cretina, me lo vuoi dire? Metanolo. Poi abbiamo detto glutaraldeide. Formaldeide, questa ci serve. Questa c'è, sì.
Vadi. E anche il reagente. Umettante. Ma che cazzarola è l'umettante? Forse era quello? No, questo è lo sbiancante. No. Ah, quello è lo sbiancante. Ah, questo, no, questo è lo sbiancante. Magari quello vicino era l'umettante. No. Che cos'è? Viene la lavatrice. Viene di là. Sì, viene da qua. C'è qualcuno che sta battendo contro. Ah, ecco. È un glitch. Calvin. Che è Calvin. Allora, ma forse era lui, l'indemoniato. Senti, dico, mi sa, aspetta, mi sa il tuo che turno. Ha sbagliato corpo. Ho ecco, capito. È il suo turno. Io non so cos'è. Prova a prendere pure una carta per vedere se. Ecco, umettante. No, non l'ho preso. Devo cercare anche gli altri. Può darsi pure che ci sta fregando, capito? Poi glutaraldeide. Ah, adesso la sento che piange. Il glutaraldeide dove sarà? Quale sarà? Il detersivo per i piatti. glutaraldeide. Questo che era? No. Il costituente di tessuti. Glutaraldeide. Sarà questo. Eh no, l'ho usato adesso. Sotto, magari negli altri armadietti. Ma mascherine. Ma. No, vabbè. Glutaraldeide. Vabbè, andiamo intanto di là nel magazzino a prendere il reagente. No, il reagente era nell'armadietto. Ah, stava nell'armadietto? Sì, sì. È quello per i demoni. Però mi sa che con questa signora è sprecato. No, invece può darsi che si sta manifestando per distoglierci, vero. Perché è proprio lei, capito? Vero, vero, vediamo. Okay. Nefasto. Il reagente nefasto, fantastico. E poi dobbiamo mettere l'ultimo, che è il glutaraldeide. Ma non è sotto negli armadietti, non c'è? No, quello lì era quello per pulire la pompa. Lo devi usare dopo. Glutaraldeide deve essere da queste parti. Ma non è che stanno al bagno. Ma non è che sta nel bagno. Appunto, siccome l'altra volta nel coso ci hanno mandato al bagno. Sì, però lì di solito c'è quello per pulire. Ah, ecco. Eccolo. Perché nel bagno c'è quello per pulire la pompa. Poi riprendiamo la pompetta. Il tubo, sì. Ok. Applichiamo. No. No, prima devi aprire la gola alla signora. Credo. Devi prendere il bisturi. Controlli la cartella. Ah, giusto, giusto. Allora, pratica un'incisione nell'arteria. Vabbè. Nell'arteria. Ricordiamo che Alteria è un Pokémon. Sì, infatti. Bisturi, per cortesia. Bisturi. Allora, signora, non si preoccupi, non abbia paura. Non ha preso le forbici, però. Devi prendere il forcipe. Rimanga così, non se ne vada. Prendo un po' d'aria. E che devo prendere, questo? Sotto, no, le forbici. Piccoline che ci sono sotto. Sì, lì. Che cos'è? Sono rumori. Versi, cose. Che devo fare? Forcipe. Ok, e adesso poi? Metti i tubicini. Ok, chiami i tubicini, cioè, guarda qua. Ma che roba. Siamo pronti, signora? Vediamo se lei piglierà fuoco adesso, Se piglia fuoco è il demone. Oh, madonna. Oh, mamma mia. Che sono? Sono qui qua. Che? Vado retro, Satana. Ma qui si non nasconde. Si vede nulla. Ma si vede tutto. Ma che dovrebbe succedere per il demone? Dovrebbe prendere fuoco, no?
Ma non ho capito bene questa parte. Quasi finito. Ma forse dovevamo fare... No, aspetta, ma che cretini! Non dovevamo mettere questo qua? Eh no, ancora no, perché non li sappiamo gli altri. Ah, quindi bisogna completarli tutti? No, bene. E penso che prima bisogna anche capire se è veramente posseduta sta signora. Prendo una carta di violato. Accendi la pompa, spegni la pompa. Ah, quindi ancora non ha finito di... No, la pompa dobbiamo spegnerla noi però, eh. Però ancora non ha finito quei fluidi. Quindi che sono i fluidi questi? Madonna, non sento niente. È disturbante sta pompa, eh? Vabbè, può bastare, no? Dai. Signora, ecco il telefono. Dica, dica, dica. Hello? Hello? Why are you still doing this? Ce lo chiediamo un po' tutti. Eccola. Bene. Senti, hai sentito un male? Lei si è spaventata. Cioè, lei si spaventa, capito? Poi abbiamo detto: spegni la pompa, rimuovi i dubbi, chiudi l'incisione. Ok, rimuovi i dubbi. Lei guardi sempre, bravo. Sempre, perché non si sa mai qua. Tutto fatto, Nisha. Oh. Ti senti meglio? Una favola. Riempi una sacca per fleb vuota con il fluido di conservazione. Okay. E poi inserisci il troncar. Ma che cosa... Glielo dico io, non si preoccupi. Nella cavità addominale. Boh, mi ricordo già niente. Che devo fare quindi? Allora, prima prendi la sacca per flebo che è dietro. No, quello ti serve dopo. Ok. Qua dietro dovrebbe esserci la sacca. Magari sopra negli armadietti, prova a guardare. In alto, no? Allora nell'armadietto di là, forse. Nell'armadietto uguale? No, quella, no, quello che hai lì vicino. Ecco la flebo. Ecco quella. Ok. Poi la riempi, sacca per flebo. Sì, la riempi riempiamo con quel liquido lì. Mm-hmm. Esatto. Benissimo. Perfetto. Adesso prendi il trocar. No, ok. Devi andare a prenderlo a sinistra. Lì, esatto. Un bel giretto. Qual è questo? Ok. Sì. Ok. Adesso devi inserirglielo nell'addome. E sfrugugnare. Bene. Nell'addome e sfrugu. Ah, sì, mi ricordo. Ti ricordo. Nisha. Nisha. cioè, ecco. Voglio dire, collabori un po'. Nisha. Assorba, qua, assorba. De là, brava. Della ancora. Benissimo, vede? È un attimo, capisce? Cara la mia Nisha. Se non ci fossimo noi qui a darle una mano. This. Here we go. Oh. Adesso? E mo c'è da pulire. Mescola le soluzioni detergenti nello sgabuzzino del bagno per creare il detergente per serbatoio. E poi versano nella pompa per l'imbalsamazione. Cioè, mo devo andare in uno stanzino di là. Vuoi scommettere che succede il patatrac? Anche secondo me. Ma mi devo portare qualcosa? Mescola no. La soluzione, no. Eccola. Ecco. Ma no! Ma quello era un alieno, non era un demone. No, era quello sai che è? Il gargoyle. È il gargoyle che già si muove. Faccio uno screenshot. Faccio anche uno screenshot. Mi sa che non è un demone questa Nisha. Anche secondo me. Allora, smettiamo di fare i cretini? Ah, aspettate un attimo, però io ho l'accendino. I can't use that here. Ma come? No, quello è per dar fuoco al cadavere. Vabbè. Accendo la luce. Ecco, hai finito di fare il cretino?
Allora, che devo fare? Ah, sì, da fuori, hai lasciato tutto spalancato. Tutto aperto, vabbè, tanto voglio dire. Allora, si può accendere una luce qui? Non c'è sta luce, vabbè. Questo? E dovresti aprire e prendere la tanica lì vicino, credo. Ok, base detergente, la devo mettere qua? E poi, sì, penso che sia lì. Ok, perfetto. E poi basta. Finito così, leggi, giusto? Leggi sul nell'inventario. Mescola. No, nell'inventario? Sì, per vedere se l'hai fatto. Sì, detergente, quindi è già completo. Ok. Oddio! Che è successo? Ma è ubriaca? No, credo che sia... No, forse è la sanità mentale. Ah, dici? Mm. Ah, controlla il buio. Il coso, il taccuino. Ah, scrivi sul taccuino. Ah, vero. Il taccuino, aspetta. No. Tab. È lì. Mi sa che è un pochino... Un pochino è scema, un pochino è una cosa di... Credinita. Forse stare al buio. Forse stare al buio ti rincoglionisce un po'. Basta, quanti che detergenti vuoi? Vabbè. Vado a riempire la... Vado. La pompa. Vado. Faccio esercizio. Mi alleno per scappare io, La metto nella pompa. Non si preoccupi, Niscia. Si preoccupi che adesso abbiamo fatto, la riporto a casa sua, la lascio in tranquillità. No. Ma le porte erano già aperte là in fondo? Ma ci sono delle impronte? No. Dove? No. A terra? Usi l'ultravioletto. Mm-hmm. Oh, guarda, sembra che ci siano delle impronte, ma saranno le nostre, no? Allora, Niscia, tutto a posto? Mm-hmm. Si è fatta una bella bevuta, un drinkettino? Qualcosa che ti sfugge? Ma che ti sfugge? Sei cretina. Ah, devi farle... Da adesso le devi lavare il visino. Ah, sì, l'idratante. Mm. Adesso vengo col cotton fioc, non si preoccupi. Dunque, queste, qual queste. Era? Queste. Yes. Ok. Allora, Niscia, guardi qua. Allora, queste sono le salviettine... Struccanti. Ma che... Cioè, è il computer che... Ah, vedi il computer? Sta dicendo qualcosa al computer. No. Si è spenta la luce, raga. No, ma vorrei capire che cosa sta cercando di dirti. State guardando lì giù in fondo? Sì, ho visto. Tutto normale. Non capisco. Allora... Vabbè, questo l'abbiamo capito. L'avevamo visto, sì. Ma c'è solo questo? Ma se io voglio fare un'altra cosa? Oh. Ah, ecco, com'era il codice? 82030. Guardate qui voi. Che leggo? Sì. A meno che non arriva qualcuno. Database raccoglie tutte le mie scoperte relative a come scacciare i demoni anelanti, oltre che alla storia del mondo demoniaco e agli strumenti scoperti nel corso delle mie ricerche. Anni di viaggio e di studio di frammenti di reliquie sono stati archiviati qui. La barra di navigazione in alto a destra conduce alle seguenti sottosezioni. Storia del demoniaco, identificazione della presenza demoniaca, beh questo è interessante, sigilli dei nomi demoniaci e strumenti per contrastare le forze demoniache. Processo per l'allontanamento, imbalsamare ogni cadavere con il reagente speciale nell'armadio. Ah, quindi abbiamo fatto giusto. Sì, sì. Utilizzare le strisce rivelatrici contenute nell'armadio per cercare di far comparire i sigilli demoniaci, quindi quello lo dobbiamo ancora fare. Confrontare i sigilli demoniaci con i nomi dei demoni nel database del turno di notte. Completare il marchio affinché corrisponda al nome del demone. Prestare attenzione a eventuale attività demoniaca sui cadaveri. Ricordare che potrebbe essere necessario estrarre un cadavere già imbalsamato e ispezionarlo nuovamente in cerca di cambiamenti.
posizionare il marchio sul cadavere che si ritiene contenere una presenza demoniaca e bruciare il cadavere nel forno crematorio prima che la possessione sia completa. Ok, beh, più chiaro di prima sicuramente, dai. Intanto finiamo di imbalsamare lei. Ma quindi c'è solo un demone? Credo. Ogni turno di notte penso che ci sia solo un demone da... Ah, vedi, aspetta, sigilli dei nomi demoniaci. Ah, vedi. Vedi. Invidious desolation. Oh, porca puzzola. Che fa? Ma non va più giù questo? No. No, credo che siano solo quei tre. Ogni demone anelante appartiene a una delle tre case di servizio nelle sale di Satana. Oh, è bene. Peccato. Il vero nome di un demone è composto da quattro sigilli di asservimento. Qui sotto sono mostrate le tre case e tutti i demoni anelanti conosciuti al loro interno. Ah, ogni casa ha un po' di demoni. Sì. Clicchi sopra ad una, così vediamo quanti demoni sono. Come Harry Potter. Oh, madonna. Sì, e questi... c'è anche... guarda, il nostro simbolo ha Balmet e il Sebos. Ah, anche te. Sebos. A tutti. No, tutte e tre. Vorrebbe essere uno dei tre. Interessante questa cosa. Quando poi si trovano tutti i simboli, devi andare a cercare che demone è. Carino. Ce n'è di cose da sapere. Madonna. Ah, vedi, sì, perché l'aveva detto che potevano comparire dei segni sul corpo quando uno è posseduto. C'è anche un video. Vediamo. All right. This working? Yeah. This thing is huge. So I guess this is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Oh, madò. There it is. Fuck. No, fuck lo dico io. Fuck! Fuck! L'ha anche ripetuto, perché insomma... Va bene. Comparsa di nuovi segni sul cadavere, movimenti improvvisi di ogni entità, movimenti ripetuti, un cadavere più attivo degli altri? Vedi, quello che sbatteva la porticina, secondo me, c'ha dei problemi. Proviamo a finire questa, vediamo che succede se cerchiamo i simboli poi. Vediamo. Allora, che ci manca? Applica l'idratante al volto. Ok, l'ho preso, giusto? Sì. E non muovo a fa. E prova ad andare allora nella stanza che si... Che prova ad andare nella stanza che si accende, si spegne. Non lo so, magari vuole che vedi qualcosa prima. Diga. Niente, allora, da segnalare. Perché non ti fa pulire il viso? Magari da dietro, così? Da qua? Forse per questo. Ah, infatti, sì. Ah, ok. Mi scusi, Nisha, guardi, una cosa proprio veloce. Oh. Altro accivimento sbloccato, attenzione! Riporta il corpo nella cella frigorifera. E mo qua, so dolori. È pronta, Nisha, il viaggetto? T'hai visto? La barella bella con Nisha, che è più bella della barella. Adesso aspetti, mi scusi, ma io qua devo fare grandi manovre, si sa. Poi se ha bisogno veniamo a riprenderla. Sì, se ha bisogno. Devi metterti lato, però, mi sa, stavolta. No, così, ah, no. Così. Da sotto, va bene. Oh. E devi andare dentro, Nisha. Non vuole. Ah, ecco, devo togliere la barella mia. Arrivedergliela.
capito che sei affezionata, Nisha. Oh. Non vuole entrare. Si insinui, signora. Nisha, non faccia cazzate, per cortesia. È buio qua dentro. Con questa lentezza. Che arrivederglielo. Cos'è? Allora, adesso io prenderei quello che voleva uscire, che era questo, no? Sì. Calvin. Calvin. Calvin il Calvin. Ma ha salvato il gioco? Cioè, aspetta, che dobbiamo farmo? È tutto un nuovo amico, dobbiamo... Ah, di nuovo, ma quindi ha salvato... Ah, ma posso salvare io, però... Giusto? Sì, sicuramente, penso, no? Deve apparire quel simbolo che sta sotto Aishi. Ah, sì? Oh, mamma my god. Questo sabotaggio automatico, mi sa. Mi spiace, ragazzi, ma dovete stare con me. Ditemi quando compare. Ma te devi muovere. Forse prima lo devi tirare fuori. No. Non ce la fai. E esce. No. Allora, non fare il cretino. Aspetta. Se fosse il demone. Può essere che sia quello. Se fosse il demone, comunque saranno già tutti morti, quindi. Ah beh, sì, sicuro. Ma si può fare game over qui? Ma non credo, eh. Non credo, credo che siano tutte cose jump scare, no? E basta, al massimo. Non c'è niente di sto gioco, si spegne la luce e via. Non lo so, eh. Particolare comunque. Calvin, però c'è il sorriso, Calvin. Anche Nisha, Nisha era simpatica. Ha salvato? Oh, sì, ok, ha salvato, perfetto. Allora, Calvin, io direi che noi ci ricuciamo e ci purifichiamo la prossima volta. Che ne pensa lei? Sì, sono d'accordo perché c'ho un po' freddo adesso. Vabbè, va benissimo. Allora, io direi che per questo secondo episodio, che si è prolungato dal termine, ma del resto è un'autopsia, sì, un'autopsia. L'imbalsamazione richiede tempo, quindi è una cosa seria. Poi, anzi, che non abbiamo neanche letto tutto, ma la prossima volta leggeremo bene, perché ci sono veramente cose interessanti su questo PC. Però volevo finire appunto l'imbalsamazione, quindi. Allora, con Calvin, con me, con Len e con Dev, ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao.